Barbara Foria sfoggia un anello di fidanzamento a Vieni da me. L'attrice, però, non svela a Caterina Balivo l'identità del fortunato, convinta che parlarne porti sfortuna. Insieme alla conduttrice di Vieni da me, Così, cerca il suo principe azzurro tra tutte le persone con cui ha lavorato. Da Biagio Izzo a Massimo Boldi, sono tanti gli uomini con cui ha condiviso la scena, ma quello per il quale farebbe follia è sicuramente Stefano De Martino, con cui ha dato vita a simpatici siparietti durante Selfie, Le cose cambiano. Il suo principe azzurro, però, non è l'ex marito di Belén Rodríguez, ma Claudio Insegno, il regista dello spettacolo teatrale Euforia che sta portando in giro per l'Italia. Una scelta che non convince Caterina Balivo, convinta che l'abbia fatta solo perché dovrà lavorare ancora da lui. Barbara Foria, poi, invita la Balivo a teatro promettendole di farle conoscere il fidanzato. Chi sarà, dunque, il fortunato? Barbara Foria ospite a Vieni da me. Una vita vissuta con ironia, è questo il mood di Barbara Foria, una delle attrici comiche più amate della televisione italiana. Simpatica, schietta e autoironica, Barbara Foria ha conquistato il grande pubblico partecipando prima a Colorado e poi a Selfie, Le cose cambiano, il programma che ha segnato il ritorno di Simona Ventura su Canale 5. All'interno della trasmissione, Barbara era solita scherzare con Stefano De Martino, ma Barbara Foria è molto di più, come racconta Caterina Balivo nella puntata odierna di Vieni da me. Oltre a lavorare in TV, infatti, Barbara è una protagonista del teatro italiano. Attualmente impegnata con lo spettacolo Euforia, in cui affronta con divertimento e ironia i vizi e le virtù delle donne di oggi. Barbara Foria, l'amore e i figli. Prima di diventare un'attrice comica, Barbara Foria ha trovato il tempo per laurearsi in legge ed iscriversi anche all'albo degli avvocati. La sua vocazione, però, l'ha portata a teatro e in televisione, dove sta ottenendo grandi soddisfazioni. Della vita privata della Foria si sa, invece, davvero poco. In un'intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair, la Foria ha detto: "Ho vissuto poco tempo fa una storia d'amore molto bella e per un attimo mi sono detta, forse con questo ci farei anche un figlio". Ora che è finita dovrei congelare gli ovuli. Sarà cambiato qualcosa nel frattempo? A Caterina Balivo il compito di scoprirlo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.